Si è insediato stamani il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento e Calogero Barbera, originario della provincia di Agrigento, ingegnere meccanico e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Oggi la cerimonia di accoglienza presso la caserma di Villa Seta. Calogero Barbera subentra ad Antonio Giulio Durante, che è stato trasferito al comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. Con quale spirito si approccia a questo incarico qui ad Agrigento, considerando anche la sua esperienza nel corpo? Lo spirito, mi piace rappresentarlo in estrema sintesi, orgoglio ed emozione. Io sono di origini siciliane, conosco bene questo territorio mi piace, è un territorio di valori, di tradizioni, di innovazioni. E io, tutta l'organizzazione che da oggi ho l'onore di rappresentare, dobbiamo essere all'altezza di questo territorio. Come intenderà portare avanti questo incarico qui ad Agrigento? Insomma, un territorio abbastanza vasto, anche difficile, diciamo, morfologicamente. Impegno, passione, dedizione, esperienza, capacità, professionalità che non sono di mia, ma sono del Corpo Nazionale. E il comando di Agrigento è uno dei comandi blasonati del Corpo Che Nazionale. avete anche a Lampedusa, credo, sì, immagino, sì, avete a Lampedusa, no? Assolutamente sì. La realtà e l'impegno di Lampedusa per il comando dei Vigili del Fuoco è per l'aeroporto, per un presidio di risposta di soccorso del territorio dell'isola e in supporto per le situazioni potenzialmente di rischio legate ai flussi dei migranti, sempre per gli aspetti antincendi. Ecco, qual è la situazione qui della caserma di Agrigento? A livello di personale, di mezzi, insomma, si può avere di più? So, ultimamente sono state anche delle lamentele sindacali. Guardi, io sono un tecnico, sono di estrazione tecnica. La soluzione banale di decuplicare gli uomini, decuplicare i mezzi, decuplicare le risorse è tutto ottimizzabile e tutto ampliabile. Mi piace essere coerentemente pragmatico. Con le risorse, le dotazioni che riconosco adeguate, dobbiamo crescere in impegno, in dedizione, in professionalità. Quindi mi piace con le risorse in essere. Crescere per le esigenze del territorio.